progettisti dell'Isola dei Capri, con il patrocinio delle due amministrazioni comunali dell'isola. Questo abbiamo la presenza dei sindaci, l'ingegnere Giovanni Martino e Franco ambisce ad essere questo festival. Per dire, siamo al secondo anno che stiamo cercando di portare avanti questa la conoscenza sul paesaggio, quindi aprire questa strada che diciamo per troppo tempo è stata così dimenticata e tralasciata. Teniamo presente che abbiamo bisogno sul territorio di Capri di una grande riqualificazione. Si parla ormai di riqualificazione paesaggistica, addirittura in alcuni ambiti si parla addirittura di restauro paesaggistico. E noi a Capri soltanto se pensiamo alle strade di via Cruz, pensiamo alla strada dell'arco naturale, di tutta la parte del Pizzo Lungo, che diciamo ovviamente dopo anni di abbandono, ma comunque sono argomenti che vanno ripresi sicuramente. Quindi diciamo che questi giorni in cui si parlerà di paesaggio ovviamente sono indirizzati alla conoscenza e specialmente diciamo a portare l'attenzione su questi argomenti. Le giornate di cui diciamo faremo riferimento sono ovviamente in collocazione e questa sarà la giornata del 23 mattina. Devo dire delle cose, diciamo tutto quello che è successo che sappiamo bene, però è difficile trovare le vie d'uscita e ovviamente la nostra attenzione o comunque il filtro che ogni intervento deve sicuramente deve attraversare. Degli interventi paesaggistici fatti in Svizzera e quindi il corso è grande, ma noi l'abbiamo iniziato e lo porteremo avanti. Quindi questa è la tematica che teniamo ancora nelle forze sia dell'amministrazione che nelle forze diciamo dell'istituzione dell'associazione che già da qualche anno sta operando sul nostro territorio, perché l'importanza, considerazione del fatto che le amministrazioni ritengono che abbiano bisogno di tale professionalità, che forse per il passato non ci sono state. Avere un'associazione che possa stimolare, suggerire alle amministrazioni cosa fare rispetto al paesaggio, rispetto all'edilizia, rispetto ai temi dei lavori pubblici, per noi è un grande valore aggiunto, per cui noi ci aspettiamo sempre questi stimoli affinché questa associazione possa dare quel valore aggiunto a un'amministrazione che spesso, non avendo professionalità specifiche, il signor Ricavi è anche di dire io non sono un ingegnere, non sono un architetto, per cui sicuramente mi dovrò avvalere fortemente di questa collaborazione. Poi, essere suggerimenti all'amministrazione, che ritengo debbano essere pure un trampolino per incominciare a dialogare in modo totalmente diverso con la nostra amata sovrintendenza, perché riteniamo che appunto da questi studi scientifici che si faranno si possa pure diciamo modificare pure l'aspetto della concezione del paesaggio in chiave statica, come continuamente la sovrintendenza ci accoglie. Non è possibile che se vuole fare uno sfogo nel muro per un condizionatore c'è la modifica del prospetto. Sicuramente se si vuole parlare di urbanizzazione e quant'altro che incasserebbe il comune per poi dopo investirle nell'ambito di opere pubbliche, di edilizia pubblica, di stato. Non trascorressero con lo stesso periodo per poter affrontare l'argomento. Un argomento che come diceva il sindaco di Nacari è particolarmente sentito da noi, particolarmente sentito dai professionisti, dagli imprenditori locali, ma anche da tutti i cittadini di Cari. Io ritengo che questo sarà un assaggio, un piccolo aperitivo a quello che poi l'associazione riuscirà a organizzare per maggio quando ci potremo
persona del personale direttamente, ma anche dei funzionari, per far capire che poi praticamente la difesa del territorio non significa cristallizzare, come purtroppo da troppi anni sta avvenendo in questo nostro contesto territoriale. Ecco allora, questo aperitivo che il professor Iacova, che ringraziamo calorosamente, ci offrirà, sarà sicuramente lo spunto per poter poi approfondire tutte le tematiche che affronterete e affronteremo in quella occasione. Quindi ecco, l'augurio è che non trascorra tanto tempo e soprattutto devo ringraziare l'associazione perché ha raccolto quell'appello che lanciamo già l'anno scorso alla Certosa quando il Rotary Club di Capri attivò questa prima iniziativa. Quindi un doppio grazie per aver raccolto l'appello e per aver preso l'iniziativa in questione. Auguriamo buon lavoro all'associazione perché sicuramente l'associazione sarà parte predominante in questa iniziativa e noi naturalmente non possiamo fare altro che accogliere le loro richieste e supportarle in tutto quello che sarà necessario. Auguri loro e buon lavoro. Jacopo che è stato con noi anche l'anno scorso, che ci ha fatto una lezione magistralis che è memorabile, insomma è rimasto diciamo, anche nella coscienza di Carlo che sta iniziando a entrare in questa parola. Volevo sollecitare alcune parole di riflessione sia su questa nostra manifestazione che facciamo, ma soprattutto anche diciamo, per sommi capi. Vi ringrazio innanzitutto per la possibilità di essere qui presente, anche per l'ospitalità, ma anche per essere venuti così tanti per sentire ciò che vogliamo dire oggi, perché mi sembra già di buon augurio per un'attenzione maggiore per il paesaggio, che è un bene che di noi tutti, il paesaggio non appartiene mai a una persona sola, né a un'isola, né appartiene proprio a tutti o a nessuno, è la stessa cosa, è una cosa troppo preziosa. Vorrei dire innanzitutto anche che si parla molto di paesaggio oggi, anche forse troppo linguistica e anche etica quando utilizziamo la parola paesaggio e di dire di cosa parliamo, in che modo, non confondere paesaggio, territorio, ecologia, estetica. Questo si trasmette a riflettere intorno al senso delle parole. Ecco, il paesaggio vuol dire innanzitutto piuttosto differenza che identità. Mi spiego, il paesaggio evolve, il paesaggio non è una cosa che è data per sempre. È evidente, noi tutti possiamo guardare le fotografie di 100 anni fa di Capri e è un'altra Capri. Noi sappiamo che certe zone erano piene di foreste, altre non c'erano, in più c'era una cartolina postale. Ecco, i luoghi vivi non possono mai essere cartoline postali. E questo è molto importante, soprattutto parlando a Capri, ma si potrebbe parlare anche, non so, perché si dice non si può fare più niente, non si può potere più niente. E con un paesaggio che non evolve è morto. E vuol dire che parlare di paesaggio, pensare al paesaggio e anche le politiche giuste del paesaggio, vuol dire anche prendere sempre in considerazione la temporalità. Per quello direi che ben venga ogni riflessione e poi penso anche che la politica del paesaggio debba andare in questo punto di vista per pensare, cioè noi non siamo mai abbastanza attenti alle cose. Dunque occorre veramente uno sforzo e sono molto contento che questo è parte di un programma, portato una prima osservazione molto generale, che perché per ciò che riguarda la coscienza del paesaggio è sempre importante di svegliare, di portare avanti questa coscienza del paesaggio. Ci vuole un lavoro educativo, dato che c'è una buona gestione del territorio spesso ci sono anche delle panchine e al contrario ho visto le panchine terribili in Cina dove per esempio la prima cosa che è stata fatta è impedire alla gente per sedersi sulla panchina, non solo togliere le panchine perché vuol dire finalmente la gente è in piazza, non è una rottura, disturba, non è pericolo politico, non si sa cosa fare. Al contrario mettere le panchine in certi luoghi vuol dire rispettare ognuno di noi, che vuol dire rispettare che lo spazio pubblico appartiene proprio a tutti. E, per esempio Barcellona è un ottimo esempio di città europea dove si vede che ci sono più di 60 sedi sul mondo, che la panchina vuol dire che ti rispetto, tu puoi vedere il mondo, ti invito a sedersi, a essere attento, è un modo anche di celebrare la bellezza di un paesaggio e di un luogo.
Penso per quello che questa politica delle panchine, l'introduzione di certe panchine in certi luoghi, è proprio un atto che io vediamo che rappresenta per la prima volta il paesaggio del 1850. Questo non è un caso, perché il paesaggio è proprio questo, vuol dire invenzione, aspetta che tutto questo, quindi non c'è. Dunque, è sempre un indicatore di attenzione e di coscienza politica. Dopo questa è una seconda osservazione molto generale. La terza riguarda molto brevemente questa mostra che mostreremo invece di La Persa sull'architettura del paesaggio svizzero. Non voglio dire tante cose perché ci sarà occasione di tornare all'argomento, soltanto forse che ciò che è abbastanza importante che è avvenuto negli ultimi decenni in Svizzera è che c'è stata una buona politica dell'architettura del paesaggio. Ora, l'architettura del paesaggio è una disciplina molto molto recente, pochi lo sanno, ma è stata inventata intorno al 1789 da un inglese che si chiamava Humphrey Repton, non ha neanche 250 anni, se la paragonate con l'architettura, e l'architettura esiste da millenni. Invece l'architettura del paesaggio è una disciplina molto giovane. E ciò anche spiega perché tante persone non sanno che cos'è l'architettura del paesaggio. Tanto, tragicamente, in Italia non esiste formazione dell'architettura del paesaggio. Questo ci dovrebbe fare pensare, perché sono quasi sempre architetti che si autodefiniscono o rinascono in qualche modo come paesaggista. Per paesaggista e architetto non è la stessa cosa, perché paesaggista è uno che deve essere attento a tante tante cose, sono due visioni del mondo diverse. Penso che per questa piccola differenza la mostra sull'architettura del paesaggio svizzera ci dà la possibilità di vedere che esiste una professione che forse ha un po' più di sensibilità, che c'è un grande laboratorio che cerca di porre in un altro modo il problema del paesaggio. Come affrontare il paesaggio? Ci sono tanti mestieri che si incontrano. E dunque penso che questo sarà un altro elemento che possiamo mettere insieme per parlare di paesaggio. Dunque, queste sono le premesse. Arrivo a questo filmato, a questo documentario che stiamo girando questi giorni. Vorrei innanzitutto veramente ringraziare tutti quelli che l'hanno reso possibile, sia partecipanti, sia che ci ha aiutato in vari modi, sia l'amico Claudio Sabile, però anche l'amministrazione che ha reso possibile questo progetto. Anche per la possibilità che ci è data per farlo, e per me anche una responsabilità personale, perché penso che chiunque si occupa di queste cose è responsabile, perché noi tutti siamo responsabili del nostro modo di interpretare il paesaggio. Capi, penso in Italia in generale, è quasi un sinonimo di paesaggio. Viene quasi automatico, appunto, uno che sente Capri dice paesaggio di Capri. E questa sinonimia è anche una responsabilità, vuol dire che la definizione di ciò che è paesaggio di Capri, ciò che diventerà, non è una cosa di presenze di vari interlocutori che a loro modo ci parlano del paesaggio a Capri, del paesaggio di Capri, scegliendo ognuno un punto di partenza, che è il loro modo di entrare nel problema del paesaggio a Capri. Naturalmente noi tutti, direi tutti gli interlocutori in questo film, ci rendiamo conto della polisemia del paesaggio caprese. Non è un termine semplice, esistono paesaggio, ciò che il paesaggio vuol dire oggi. Dunque, questo è un filmato del 2016, noi siamo oggi, questo vuol dire importante, anche prendendo in conto ciò che dicevo prima, che il paesaggio si scrive sempre una temporalità, non esiste il paesaggio atemporale. Nel 2016, da dove proveniamo, però anche, e questo è essenziale, dove andiamo, qual è il nostro futuro, noi dobbiamo sempre avere prospettive, perché se noi ci fermiamo a un punto di vista retrospettivo, allora siamo di nuovo bloccati nel passato. Essere bloccati nel passato vuol dire non avere il futuro. Dunque per noi è un compito molto complicato, perché noi dobbiamo collegare varie temporalità, conoscenza del passato, rispetto del passato. Per esempio, io ho scoperto una bellissima cosa in questi giorni girando qui, la tradizione spesso dimenticata delle case colombiche, di certe architetture vernacolari. Sono molto belle, anche se sono modeste, però sono molto preziose, perché sono molto belle, e questo è un patrimonio, direi, rurale che esiste ancora, però è stato normalmente sostituito di tante altre forme.
però resta prezioso. Dunque noi guardiamo anche ai resti del passato, però nel contempo vogliamo analizzare il presente e poi andare verso il futuro. E come è stato detto anche poc'anzi, è chiaro che questo film atto vuole essere un laboratorio, vuole essere un modo di pensare delle cose e di riflettere. Noi se non siamo proprio a giudicare, in ogni caso, ognuno di noi, chi siamo per giudicare? Noi siamo qua per osservare, per analizzare, per comprendere. È già abbastanza difficile analizzare il paesaggio, non è cosa facile. Poi interpretarlo in un senso ermeneutico, dargli un senso, è ancora più difficile. Dunque, ciò che tentiamo attraverso questo filmato, incrociando gli sguardi di 7-8 personalità, è di mettere avanti le difficoltà che dalle pubblicazioni sono andati articoli. Però questo non vuol dire niente, perché ogni volta, in ogni momento storico, si definiscono le cose. Oggi vediamo le cose diversamente da 10 anni fa, 20 anni fa, anche se a Capri esiste per fortuna questa tradizione, direi che quella della grande conferenza di Capri del 22, dove in modo pionieristico si è cercato di veramente affrontare questo problema, poi anche in modo molto coraggioso. E direi anche senza avere paura di una sana polemica. Voi sapete il ruolo dei futuristi. I futuristi in verità quasi detestavano la natura, avevano una relazione difficile. Voi conoscete tutte queste loro idee di bombardare Venezia, distruggere Firenze e così. Dunque, quando Marinetti e Co sono arrivati a Capri, ciò che si aspettava che loro dicessero: beh, radiamo tutto al suolo, trasformiamo tutto in una specie di enorme nave di guerra. Invece addirittura loro si sono resi conto che a Capri la natura è talmente potente che il sublime della natura è ancora più potente del sublime architettonico. E ci fu lì un dialogo molto sorprendente, anche interessante nella storia delle idee, tra i futuristi e gli altri. E anche in quegli anni la riflessione fu un'impressione sul paesaggio molto concreta. Ora la finalità, una delle finalità di questo filmato, è quella proprio di cercare di essere un ponte. Io credo molto nel dialogo. Se noi prendiamo certe decisioni sbagliate, purtroppo sappiamo che ciò che è costruito e il terreno occupato resta per decenni, ogni tanto per 100 anni e di più. Vuol dire che ogni intervento è fondamentale. Ed è qui che l'architettura del paesaggio è di grande aiuto, perché ciò che distingue l'architettura del paesaggio dell'architettura è che gli architetti rientrano nel mondo, dunque rientrano nel mondo con costruzioni. Tante sono magnifiche, ma a Capri, soprattutto a Capri, c'è una grande densità. Questa grande densità è naturalmente gestita e è un fatto. Però nel futuro prendi, e il paesaggista ha forse un po' più sensibilità, le cose sono sempre estremamente complesse e sistemiche. E direi un altro dialogo che esiste, una certa burocrazia che tenta automaticamente a priori a conservare tutto. Tutto è da conservare, non toccate niente, non toccate mai niente. E lì c'è questo pericolo, direi, dell'estrema museologizzazione. E non direi soltanto un gioco di porte che tira da una parte e gira e tira dall'altra. E direi che anche modestamente il nostro ruolo di intellettuali, di progettisti, di architetti, di paesaggisti è di essere tramite in questo lavoro anche politico. Si tratta sempre di politica del territorio e dove nessuno deve dare l'immagine di essere avere il monopolio della risposta definitiva. Noi dobbiamo discutere le cose. E anche lì, per fortuna nostra, io vivo da 40 anni, in tutto il mondo ci sono stati modelli molto positivi dove si vede come si può fare questo. Esistono protocolli, esistono dei modelli molto concreti, come mettere insieme popolazione, amministrazione centrale per andare avanti e non chiudersi in meccanismi stessi. L'altro estremo, molto importante, direi anche la sensibilizzazione della popolazione, perché il paesaggio è la politica, del paesaggio. Chi ha una casa, chi ha un giardino, chi ha, direi, una presenza, perché ogni presenza in un luogo come Capri è presenza pubblica, non esiste privato, perché il privato apre sempre il pubblico. Se io ho anche un pezzo enorme di terreno, c'è sempre un vicino che vuole il mio terreno, c'è sempre qualcuno che passa. Dunque il privato e il pubblico sono sempre in relazione, c'è sempre una relazione duale. E vuol dire che ognuno di noi deve essere responsabile. E questo inizia semplicemente anche con una politica, direi,
anche di qualcosa, bisogna essere fieri anche di ciò che si ha, di ciò che si fa, dunque della tua casa, del tuo giardino, della tua strada. E direi che idealmente io vedo un dialogo tra una burocrazia statale molto più intelligente, molto più snella, molto più rapida, molto più comunicativa, però anche una comunità, dei cittadini, una collettività che ognuno per sé è responsabile della cosa collegata, di essere un ponte che fa riflettere questi vari interlocutori per andare avanti e per scrivere proprio, direi, il paesaggio infinitamente prezioso di Capri in un futuro che è quello che ci auspichiamo. Grazie per l'attenzione. Diretta, lo ringraziamo per questo. La tematica che sarà affrontata appunto nel corso del festival a maggio, e grazie anche per aver offerto a noi, anche non addetti ai lavori, degli interessanti spunti di riflessione sul paesaggio che viviamo ogni giorno. Bene, io affiderei le conclusioni all'architetto Claudio Stabile. Con arrivederci a maggio. È stato molto importante sentire insomma iniziare questo percorso che ci vedrà per 3 settimane ancora al giorno dell'evento, insomma dobbiamo organizzare in fretta e per poter poi esprimere al meglio tutte queste cose. Quindi io non faccio altro che salutarvi, ringraziare tutti quanti l'ambito del festival ha il tempo può avere una sua critica rispetto al problema che noi abbiamo, che c'è quello della visione del piano urbanistico di sede, che dice che sia uno che sviluppa il paese, mentre l'avvento del piano paesaggistico l'ha ridimensionato, bloccato, addirittura fermo. In considerazione di una visione dinamica del paesaggio, se lei intravede la possibilità da parte dell'amministrazione di chiedere al movimento di tutti gli aggiornamenti, se si rimane, se si rimane un paesaggistico del 1996, siamo nel 2016, noi viviamo una realtà paesaggistica totalmente diversa, e se magari possiamo organizzare un po' di casa, preparare per dare dei suggerimenti, uno studio per poter poi affrontare un nuovo piano paesaggistico che possa ottemperare e contemperare allo stesso tempo queste nuove filosofie paesaggistiche che oggi invece ci stanno ponendo continuamente, per cui l'amministrazione dovrebbe essere disponibile ad affidare il compito all'associazione per poter sfidare un documento di presentazione per poter chiedere una modifica di un fatto così vecchio che è il piano paesaggistico, che ha bruciato letteralmente le ambizioni e la programmazione dei piani urbanistici che invece avevano come base portata lo sviluppo. Anche perché purtroppo viene chiamato piano territoriale paesaggistico, ma di paesaggistico secondo me non c'è quasi niente, insomma. Quindi è un piano più di natura architettonica, se vogliamo dire, un piano di miglioramento dove il paesaggio non viene considerato una cosa giusta da una dimensione. Quindi bisognerebbe far capire, ma sarà difficile, che il paesaggio è una cosa ben diversa dall'architettura, insomma. Loro si fermano invece spesso sull'aspetto solo semplicisticamente architettonico, senza entrare nel merito di quello che è il paesaggio nel complesso. Nonostante anche degli indirizzi che lo stesso Centro della DAS, ma purtroppo gli enti poi periferici non riescono a recepire e quindi a dare la possibilità di eliminare quella cristallizzazione, quella musealizzazione che le diceva, che ci opprime continuamente. No, è assolutamente pensabile di organizzare una specie di tavola rotonda dopo la proiezione del film
e mettersi insieme e riflettere intorno proprio a questa problematica. Poi aggiungo anche che in Italia c'è veramente fior di specialisti molto molto bravi in queste questioni, ci sono tante persone che sono occupati e penso occupate di questo tipo di problema e sarebbe facile mettere insieme diverse voci e discutere e portare anche dare a voi più peso e dire c'è una necessità assoluta di farlo adesso. Per questo è uno dei programmi possibili. Grazie. Ovviamente lo scopo di questa manifestazione è proprio quello di cercare di sensibilizzare e quindi di concentrare l'attenzione sia da parte dell'amministrazione, cioè noi operatori del settore ogni giorno ci affrontiamo con queste cose. Noi siamo i primi sulla trincea a soffrire di questo impasse che sta succedendo, insomma, cioè più delle volte noi architetti abbiamo visto la nostra posizione vaporizzata, cioè non esiste più una posizione progettata, non esiste soltanto inseguire le carte, inseguire le decisioni, prolungare le decisioni, e quando si vede il territorio insomma subisce le trasformazioni poi comunque sotto gli occhi di tutti. Quindi noi inseguiamo le carte, inseguiamo tutte le cose, ma comunque le trasformazioni avvengono anche se non ce ne accorgiamo. Quindi questa manifestazione, cioè questo studio che l'associazione intende fare successivamente è proprio questo, cioè sollecitare sia l'amministrazione, le forze che, diciamo, che sono scese in campo proprio per sensibilizzare che non si può ovviamente andare avanti diciamo, alla cena. Non ci vogliamo prolungare più perché era soltanto diciamo, l'interesse di stare tutti quanti insieme proprio per lanciare la moto ancora di noi, di venire ancora l'amministrazione per ovviamente per tutte le questioni che dobbiamo svolgere e quindi possiamo salutare e ringraziare